English. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Benvenuti a Tune Into English, la spiegazione della vostra canzone preferita insieme a Speak Up. E oggi guardiamo quel grande successo dai Beatles 1967 per il loro Hello Goodbye, una canzone che è ideale per gli opposites, i contrari. Infatti io l'ho usato proprio come primissimo attività nel primissimo roadshow che ho fatto tanti anni fa. Ma già prima di allora lo usavo nei miei presentazioni, mio corsi di aggiornamento per insegnanti e presentazioni ai convegni. I suppose the best thing to do is actually start with a song. And I'm going to start with a group from Liverpool. I don't know if you've heard of them, but let's do the activity first, okay? L'attività è molto semplice, basta dare un elenco di 5 parole: goodbye, stop, hi, yes, why, e chiedere quali sono gli opposites, i contrari. E quindi abbiamo goodbye, hello, stop, go, hi, low, yes, no, why, più che essere una opposite qua è la risposta a una domanda, I don't know, che può anche essere boh, dato che tutti questi opposites hanno il suono oh. Allora poi il gruppo viene diviso in due, abbiamo di qua tutti quelli che hanno la parola goodbye, stop, hi, yes, why, e tutti quelli di qua hanno le parole che finiscono con oh, il suono oh, hello, go, low, no, I don't know. Cantiamo la canzone, loro devono alzare le mani, e quindi you say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go. Ecco, tre volte. You say goodbye, and I say hello. La canzone è stata scritta da Paul McCartney quando Alistair Taylor, che era l'assistente del manager Brian Epstein, ha chiesto a Paul, ma come scrivi le canzoni tu? Paul ha detto, vieni con me, ti faccio vedere. Allora, dammi un elenco di parole e io ti darò i contrari. E quindi così è nato questa canzone. Paul McCartney, che ha detto che dimostra i due lati della vita, lui personalmente sceglie sempre quasi quello positivo. A John Lennon non è piaciuto affatto la canzone. Lui l'ha definito 3 minutes of contradictions and meaningless juxtapositions. Ed è rimasto incredulo del fatto che sua I Am The Walrus è stato relegato sul lato B, mentre il lato A del 45 giri era Hello Goodbye. Allora ragazzi, come avete visto, non c'erano molto video, anzi non c'è proprio video dell'attività che ho proposto oggi, però ho trovato per chiudere questa notizia del TG1 del 3 marzo 2005 al convegno nazionale British Council di Sorrento. Tune into English insieme a Speak Up. Thank you. Goodbye. Per far fronte a questa difficoltà, a Sorrento sono stati presentati metodi che offrono agli studenti una maggiore motivazione. La musica è dappertutto per i ragazzi che vogliono imparare l'inglese.